tutti, grazie, davvero sono colpito da questa straordinaria partecipazione ed è il più bel messaggio, forse il valore aggiunto reale che vogliamo portare a questo congresso costituente, di cui bisogna dare merito al PD di aver sentito l'esigenza, perché non era scontato. Guardate, noi non abbiamo perso le elezioni da soli, e però è l'unico partito che ha scelto un percorso partecipato, di ascolto, per mettere al centro i temi e anche per rimettersi in discussione, per capire che cosa è andato storto in questi anni, dove si è rotta la connessione sentimentale con le persone che vorremmo rappresentare. E tanti di noi hanno scelto di immergersi, di accogliere questo invito per provare a mettere al centro una visione del futuro per ricostruire un'alternativa a queste destre, che sono purtroppo le destre che da 28 anni governano la Lombardia, sono le destre che oggi governano il paese con Giorgia Meloni e che già nei primi pochi mesi di vita di questo governo hanno scelto di dimostrare subito di che pasta sono fatti. Una pasta nazionalista, reazionaria, fortemente identitaria, ma basata su valori sbagliati.